La neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di Altamura ha una casa tutta nuova, 800 metri quadri di superficie, ambienti spaziosi e una palestra colorata per prendersi cura di circa 900 tra bambini e adolescenti. Sono gli ambienti ristrutturati al quarto piano dell'ex ospedale Umberto I, che ha in organico 22 operatori e dispone di 24 stanze dedicate ad ambulatori medici ed educativi, una palestra attrezzata, un'infermeria, spogliatoi e servizi. Le sale d'attesa e la palestra inoltre sono state decorate con murales da giovani artisti locali grazie ad una donazione dell'associazione Una stanza per il sorriso per rendere gli ambienti a misura di bambino. I lavori di rifunzionalizzazione degli ambienti sono costati 550.000 euro e hanno riguardato il risanamento, adeguamento e ripristino funzionale di tutti gli ambienti. La neuropsichiatria infantile è un problema in tutta Italia e lo è anche in Puglia. Negli anni si è investito poco, come se fosse un settore secondario, invece un po' grazie alla capacità di diagnosi molto migliorata anche delle malattie legate a varie sindromi, ma anche in generale al fatto che c'è un'attenzione da parte delle famiglie molto maggiore. E non si confondono più alcuni fenomeni come la disattenzione, l'irritabilità, l'eccessiva mobilità con semplici vizi del carattere, ma vengono individuati come vere e proprie patologie che possono essere corrette e guarite. È chiaro che c'è una domanda enorme. Un processo che stiamo portando avanti come ASL di Bari di potenziamento della neuropsichiatria infantile. Quindi dopo aver ristrutturato e potenziato altri centri nella città di Bari, adesso abbiamo concluso con questo centro, quindi lo abbiamo finalmente ristrutturato. Seguiranno anche nell'area murgiana a ruota anche il rifacimento e il rinnovamento del centro di Gravina e del centro di Santeramo. Sono dei presidi importanti, tra l'altro la domanda è in crescita e quindi è giusto dare alle famiglie, ai cittadini, un servizio sempre più adeguato alle esigenze. La referente dell'equipe, la dottoressa Antonella Bello, avrà anche a disposizione uno psicologo, un assistente sociale e un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Il bambino viene seguito o nell'ambito di un percorso riabilitativo oppure con colloqui di psicoterapia laddove ne sussiste indicazione, fino ad arrivare alla dimissione. Ovviamente lavoriamo in rete con gli altri servizi del territorio, in primis servizio sociale del comune, consultori, CSM degli adulti, laddove le problematiche riguardino anche i genitori. Abbiamo anche un'attività in collaborazione col Tribunale dei Minori di Bari che ci invia dei casi tramite l'autorità giudiziaria, poi il percorso è lo stesso. Ovviamente, essendo casi molto delicati, in questo momento hanno una precedenza.